Le spoglie mortali di Enrico De Nicola attraversano Napoli, la città nella quale nacque 82 anni or sono e alla quale si sentì sempre legato da mille vincoli di congeniale affinità. Un'immensa folla ha voluto porgere l'estremo saluto a colui che per i napoletani era stato sempre e soprattutto un galantuomo. Sono presenti le massime autorità dello Stato con alla testa Giovanni Gronchi. De Nicola ci ha lasciato, ma di lui rimane l'opera. L'opera di un uomo che al di là delle contingenti vicende credette sempre e fermamente nei destini della nazione. Ma vogliamo ricordarlo nell'atto più importante della sua vita, la firma della Costituzione italiana. E di lui vogliamo ricordare una frase che riassume il suo carattere e il suo stile. Una frase intrisa di tipica filosofia napoletana. Era il momento più oscuro della guerra. Egli disse, coraggio, più scuro è mezzanotte, non può venire. Non si tratta di una catastrofica esplosione. In questa fragorosa maniera si è dato inizio alla festa della marina svedese. La Svezia va molto fiera della sua flotta e con fondati motivi. È di tonnellaggio limitato ma efficientissima e tale per modernità di attrezzature e potenza di fuoco da reggere validamente il confronto con le migliori marine militari del mondo. Felice anche Lilli, la mascotte, proprio oggi l'hanno promossa caporale. Infine, alcune centinaia di bimbi sono stati invitati a bordo. Si sono precipitati sui possenti cannoni, sui delicati congegni, sulle complesse apparecchiature. Finita la bella festa ci si è accorti che quei cari frugoletti avevano svitato i boccaporti, smontato i motori, fatto a pezzi argani, sestanti, bussole. Occorreranno 3 mesi alla flotta svedese per riprendersi dal colpo. A Fort Campbell, con l'ausilio di enormi vagoni volanti, si è svolta una spettacolare manovra di paracadutisti dell'esercito statunitense. 3.000 uomini sono stati lanciati su un quadrato di terreno di appena 1 chilometro per lato. Insieme agli uomini, le armi, l'equipaggiamento, compresa l'artiglieria pesante, e l'attrezzatura necessaria per costruire un aeroporto. L'operazione perfettamente riuscita è cominciata alle 10 del mattino. A mezzogiorno era stato buttato giù tutto. Giusto che c'erano, potevano buttare giù anche i maccheroni, ha commentato amaramente un soldato di origine napoletana. A Londra, a prezzi addirittura irrisori, sono state vendute in appena 2 giorni oltre 2.000 auto. Ce n'erano di ogni tipo e di ogni età, dalle possenti auto da corsa ultramoderne ad autentici pezzi da museo. I prezzi erano in media inferiori del 30% su quelli correnti nel normale mercato delle auto usate. Tuttavia, alcune macchine hanno fatto registrare cifre altissime. Questa Adams 1908 è stata venduta per 2.000 sterline. Una Ford del 32, ancora in ottime condizioni, è stata invece acquistata per appena 36 sterline. Faceva ancora i suoi buoni 60 km l'ora. In alcuni tratti ha raggiunto i 150, anche perché il tratto era in discesa e i freni non funzionavano. Una ragazza armata di un robusto e acuminato bastone di ferro è alle prese con un pachiderma in pieno centro milanese. È andata così. L'animale è appena 58enne, poco più di una bambina, trattandosi di una elefantessa, e dalla svelta e elegante figura, 48 quintali per esattezza, eludendo la vigilanza del personale del circo, presso il quale ha un regolare contratto di lavoro, ha deciso di fare un giretto in città. Mary, questo è il suo nome, se n'è andata a zonzo senza una meta precisa e non riusciva a spiegarsi tutto quell'agitarsi degli uomini intorno a lei. Poi sono venuti i domatori e Mary, sia pure con un po' di riluttanza, si è decisa a tornare a casa. Il mondo degli uomini l'aveva visto. Niente di eccezionale. Buffonate per buffonate preferiva quelle del circo. Sono meno noiose.